buonasera a tutti e benvenuti al Teatro Reins a Firenze per la prima puntata di Ribollita. Ribollita, un programma sulla comicità toscana fatta da comici toscani, perché si sa che siamo i meglio, vero? No, ho fatto vedere qualche cosa, ecco. Chi c'è con me? Chi c'è con me a presentare questo programma? C'è una persona toscana, chiaramente, perché se vedrai se l'è fatto da toscani, come sarà? Tu vedrai. Allora noi si è preso una ragazza di Firenze, la classica bellezza di Firenze, signore e signori, la accoglierei con un bel applauso, la ragazza di Firenze, Miriana Trevisan. Uè, uè, ma quanta bella gente che ci sta accadendo, eh? Buonasera, buonasera. Di Firenze Sud. Ma come di Firenze Sud? Io sono stata adottata a questa splendida città, ormai mi sento toscana, adoro i profumi, il cibo, la ribollita. Come si fa? Ma perché è tanto che tu segui te? Quant'è? Da stamattina. Però appunto di stamattina, ascolta un attimo, a me mi sono arrivate delle voci, io ho letto, non mi sono arrivate delle voci, veramente ho letto un'intervista sul giornale che ti hai rilasciato. Prima di tutto, cara la mia Miriana, dicano che tu mi piaci, che non è assolutamente vero per niente. Per niente, per niente? Un pochino. Ah. Un pochino, che vabbè, tu mi garbi un pochino. Però, te tu hai detto, che? Sono contenta perché infatti io preferisco un corteggiatore simpatico che uno bello. E non va mica bene, Cici. Ma come, ti ho fatto un complimento, ho detto che sei simpatico. Perché, sono brutto? No, proprio brutto, brutto, no, però ecco, sei simpatico. Ma lo sai come mi chiamano a me? Come ti chiamano? Il Costantino di Scandici. Piuttosto sei là. Scusa, eh? Che cazzo ridi? Piuttosto a me sembra un po' la Costatina di Scandici. Buonasera. Bella la battuta, grazie a tutti. Buonasera. Inizia ora, eh? Inizia no, ora. Buonasera. Scusa, Emilia, scusa. Buonasera, scusate. Iniziamo alla grande. Complimenti. Hanno mandato loro grazie, a scaldare, si inizia ora. Scusate, eh. Bravo, Ricky. Ragazzi, ragazzi. Salvatore e Giustini, alla allora, grande iniziamo questa ribollita. Ma che cosa parli? Ancora non vi ho neanche presentato, non vi ho neanche chiamato io a voi. Che presenti te? Certo. Chi presenta? Io. Anch'io? Noi. Lei va bene, ma te non hai neanche proprietà di linguaggio. Come non ho proprietà di linguaggio? Io a scuola il mio professore mi dicette una volta che andassi io adesso. Su, non fare così. Inizia ora lo spettacolo, un bel applauso a Miriana Trevisan. Grazie, grazie. Due presentatori, eccoci qua. Eccoci. No, scusate, io volevo dire una cosa prima. E abbiamo nel nostro spettacolo, abbiamo anche i Toscani Classici. Un bel applauso ai Toscani Classici. E perché i Toscani Classici sono qui? Ve lo voglio spiegare. Perché lo voglio spiegare un po' a tutti, lo voglio spiegare anche a questo pubblico un po' meglio più francolo. Bravo. E perché i Toscani Classici sono qui? Perché i Toscani Classici sono lo sfogo del programma, la valvola di sfogo. Bello. Va bene? In che senso? Gli artisti che vengono qui si possono sfogare sui Toscani Classici, ma anche il pubblico che è in sala si può sfogare tirandogli soldi, accendini e seggioline. Che altro soldi? Va bene? Soldi tirateli tranquillamente. I soldi tirateli a noi, allora tirateli le seggioline, insomma. Ecco. Uno e due a casa, E ecco, per dire, voi mi avete trattato un po' male, no? Sì. Male. Scherzavate, no? Non credo proprio. Diciamo che sei il nostro osso nella manica. Tanto per. Allora, per dire, se io mi arrabbiassi, no? Sì. Se io mi arrabbiassi, invece di arrabbiarmi con voi. Che non puoi. No, che non mi conviene. Io vado da loro, no? Che sono lo sfogo, piglio questo qui, no? Vado di. No! Ma no! Non si rompe. Dai, gliela muovo. Si doveva rompere, se rasegava per fare. Ma si è rotta la testa, però, Lo provo su di te. Ah, vabbè, ok. Posso vedere? Perché non si rompe nemmeno i cazzi? Allora presenta. Un applauso! È veramente bravo, mio! È mio amico, è mio amico! E devo presentar loro, devo presentar loro. Però, questa cosa che hai fatto non è carina nei confronti di questi ragazzi. È vero. Perché sono. No, scusa. Togli la tronchia alla prima, se no nulla. Allora, questi ragazzi sono nostri protetti, miei e di Nighi, e anche di Miriana, e sono venuti qui perché loro desideravano fare un passaggio televisivo. Vero ragazzi? Ecco, allora, uno, due, tre, passate davanti alle telecamere e fuori da qui. Ma come? Passaggio televisivo, dai, fatevi passare un applauso mentre se ne vanno, bravo. Bravo. Bravi. Fuori. Abbiate pazienza, siamo alla ribollita. Ma senti, ma questa batteria ci vanno in Nokia? Perché c'ho il Nokia... Ti può cambiarlo, vai di qua.